Al mio mancano 3 minuti. Forse qualcosina di meno per il colpo di mortaio. Sì. Spieghiamo ai nostri telespettatori dunque, che cosa sta per avvenire. Dunque, il colpo di mortaio significa da inizio alla sfilata. Appena ci sarà questo colpo di mortaio, la sfilata, il corteo storico entrerà in piazza. Allo squillo delle chiarine. Allo squillo delle chiarine. Queste chiarine ti sono veramente rimaste impresse. Sì, quindi... non è la prima volta che seguo appunto questa giostra cavalleresca di Arezzo. L'ho seguita per televisione, come molti di coloro che la seguono in questo momento con noi. Però credetemi che vederla dal vivo... Eccola! Ecco! L'avete sentito? In questo momento sono le 17... 17 in punto. 17 in punto, ecco le clarin. Le chiarine. Sono là, sulla cima di questa splendida torre quadrangolare. Eccoli qui. Dall'alto. Professor Berti, cosa sta succedendo? Entra il primo magistrato, anzi professore scusi, le rubo un attimo il microfono perché noi abbiamo qui al mio fianco un magistrato, ovvero il giornalista Massimo Benigni. Sì, io faccio parte della magistratura Maria Teresa, oggi dovrei essere appunto in costume anche io e sfilare. La magistratura è il principale organo giudicante della rievocazione aretina. Che compito ha? È un compito molto delicato e molto vasto perché vigila soprattutto durante il giorno della manifestazione che la rievocazione si svolga in maniera irregolare, che non ci siano comportamenti scorretti da parte dei figuranti. È composta da 8 togati ed è presieduta dal dottor Alberto Cappelli, magistrato in servizio al Tribunale di Arezzo. E adesso entra l'Araldo. No, prima abbiamo la giuria Maria Teresa. Sì? E sono 5 membri questi? Nominati dalla magistratura. Ma subito dietro c'è subito Gianfrancesco dietro abbiamo l'Araldo, Gianfrancesco Chiericoni, sì, sono 19 anni che svolge impeccabilmente questo ruolo. È un araldo per eccellenza, è una ben figura, più di 30 giostre. Direi molto, una figura eccezionale sia per la voce, per come svolge il ruolo in campo. L'araldo ha il compito di declamare la disfida, di gridare l'araldo sarà allarme, colui, allarme, allarme. E la disfida poi sarà quello che leggerà il punteggio alla fine di ogni carriera. Poi abbiamo i rettori, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro, Porta Santo Spirito, ecco, e Porta Crucifera. Ricordiamo ai nostri telespettatori, questo è Porta Sant'Andrea, questo colore il rettore Paliero Papini, poi abbiamo Giancarlo Felici di Porta del Foro, giallo cremisi, Assuero Pieraccini del Porta Santo Spirito, giallo blu, e Giorgio Marmorini del quartiere più popolare della città che è Porta Crucifera rosso verde. Lei, anche se è un magistrato, per chi fa il tifo? Ma io devo dire che dica il migliore, però qualche simpatia in effetti per Porta Crucifera. Io ce li ho tutti gli stemmi e questa sera deciderò quale sarà la mia porta. Professore, lei invece per chi fa il tifo? Ma io sono sopra le parti. Non è vero, non ci crediamo, su. No, assolutamente, io sono del contado, quindi... Lei è lo storico della giostra. Sì, lo storico della giostra. Carlo, tu come collega, come giornalista, ti puoi scoprire per chi fai il tifo? Ma senti, dovrebbe essere la città divisa in 4 quartieri. Io sono nato, ho la residenza nel Sant'Andrea, quindi è una... Dovrei essere per Ma ieri sera tua moglie l'ho vista a Porta Crucifera. Sì, mia moglie ne ha venduta. Ah, ho capito. Sì, sì. Gli sbandieratori, abbiamo qualcuno? Sì, abbiamo gli sbandieratori, abbiamo che con ci noi... Che ci può raccontare qualche cosa su questi sbandieratori? Abbiamo con noi il presidente dei sbandieratori, dottor Dissennati. Parlo da cronista e in nessun'altra veste che quella. Dunque, i ragazzi stanno entrando e eseguiranno uno spettacolo che ha una motivazione, e cioè bandiere
buttate in aria senza troppo stile rappresenta la nostra società piena di problemi. Sì. Poi arriveranno gli acrobati con le idee chiare, con molto coraggio, e ristabiliranno la compattezza del gruppo. Benissimo. Ecco, durante le schermaglie il cronista dottor Tizzennati ci spiegherà cosa significano. Ecco che prendono posizione i nostri sbandieratori al rullo dei tamburi. L'Arardo ha già preso posto sul suo podio. Io vorrei approfittare di questo momento per salutare anche tutti i colleghi, ed ecco che arrivano gli sbandieratori di corsa, tutti i colleghi delle varie emittenti nazionali e internazionali che sono qui al mio fianco, che stanno lavorando per raccontare questa 84esima edizione della giostra. Ma lasciamo il video agli sbandieratori. Quattro quartieri, porta crucifera che ha vinto l'anno scorso e che è in testa con ben 25 vittorie dai colori rosso verde. Poi abbiamo porta Santo Spirito dai colori giallo blu che ha vinto ben 21 volte, ma che è dal 1984 che non vince e quindi si vuole rifare. E poi abbiamo porta Sant'Andrea dai colori bianco verdi, 19 vittorie, e chiude con 17 vittorie. Di lì si vogliono proprio schiodare perché il 17 non porta bene, e sono quelli del quartiere di Porta del Foro. Maria Teresa, io farei spiegare al dottor Tizzennati questa prima schermaglia, che certo, è veramente bella. Ecco dottore, il significato di questa prima schermaglia. Poi troveremo tutte le bandiere levate, unanimi, è vero, in una ritrovata energia che è di buon auspicio per noi, è vero? Quindi è un'interpretazione apollinea dello sbandieramento e per l'Italia e anche per il mondo così turbato. Questo la presunzione del messaggio che gli sbandieratori vogliono trasmettere. Ecco, i quattro sbandieratori acrobati stanno sventolando la bandiera con l'emblema di Arezzo, col cavallo rampante di Arezzo, sì. Nelle altre bandiere ci sono gli stemmi dei comuni della provincia. Qui ci sono tante scaramanzie, Carlo, sento, scommesse anche un po', ci si gioca sul proprio quartiere, e penso che sta uscendo un numero che è il 29, perché non si è mai giostrato di 29 agosto. È la prima volta. Senti, questa notte hanno i quattro quartieri sotto un aspetto scaramantico, sono venuti a gettare il sale sulla lizza e per l'appunto si sono trovati tutti e quattro alla stessa ora, è successo qualche cosa, insomma, se le sono date di santa ragione. Date nel senso a parole, naturalmente. Sì, 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 no, assolutamente hanno fatto, si sono presi, insomma, hanno fatto un po' di scaramucce. Sì. E quindi proprio perché veniva il 29, che non c'è stata mai una giostra il 29 agosto, e poi perché sono riti scaramantici che i quattro quartieri fanno. Certo, diciamo che non c'è mai stata il 29 agosto dall'ultima rievocazione, che è partita nel 1931, certo, perché dei secoli passati si sa poco, anche se ci sono testimonianze storiche che ricordano questa manifestazione e che la fanno risalire al Medioevo, con il momento forse fiorente intorno al 1300-1400, fino al 1500, diciamo. E come vedete sono tutti assiepati su balconi, dalle finestre, dalle torri,
perché in effetti la piazza prevede una capienza limitata, Carlo, vero? Sì, qui sono credo 5.000 posti A sedere e poi no, ci sono... a sedere un po' meno. Ah, sì? Credo 5.000 posti totali, quindi sono limitati, non si trova già un biglietto dal primo giorno di vendita e quindi è una manifestazione che tutti gli aretini sentono e che anche gli stranieri ormai vogliono vedere. Certo, sono invece tantissimi coloro che si sono assiepati lungo il corso del corteo. Sì, quelli sono tantissimi veramente, perché è un corteo che è già bello, che molto ricco, sono molto 311 ricco, sì. Figuranti addirittura. Sì, poi questi sono costumi ormai nuovi, bellissimi, che sono stati inaugurati nel 1992. L'anno scorso, esattamente, sì, sono stati fatti nuovi, gli altri sono entrati in museo invece. Sì, gli altri erano già molto vecchi, quindi sono anche belli, nuovi. Ecco, c'è una particolarità, leggendo l'albo d'oro delle vittorie, ho letto Portaburgi. Sì, Portaburgi. Non c'è più. Porta, questa vittoria di Portaburgi, ci può dire qualcosa il dottor Berti? Ecco, tutti i quattro quartieri vogliono questa vittoria, ma di chi è il dottor Berti? Dov'era Portaburgi? Esisteva o non esisteva? Sì, esisteva. Portaburgi è la definizione latina del quartiere di Porta del Borgo, che poi è diventato, da un punto di vista urbanistico, il quartiere di Porta Santo Spirito. Però non gliel'avete accreditata questa vittoria? No, perché la prima giostra del 1931 il quartiere di Porta Santo Spirito era in piazza con propri armati e non riuscì a strappare la vittoria. Comunque si deve pronunciare su questo argomento la magistratura della giostra del Saracino e penso che sia imminente questo pronunciamento. Benissimo. Io ricordo ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo e che stanno attendendo i nostri giostratori che si lanceranno al galoppo, lancia in resta contro il Saracino, il simulacro del re delle Indie, che noi avremo dei vari collegamenti inframmezzati dalla prima giornata di campionato, quindi cederemo la linea al 90° minuto fra un pochino, poi ci ritroverete e l'ultimo momento, il momento cruciale, sarà intorno alle 19, fino alle 19.30, 19.35, dove seguiremo gli 8 giostratori, sono 2 per ogni quartiere e si batteranno per questa lancia d'oro. Carlo, quest'anno c'è un po' di maretta anche per la dedica, per il fatto di aver dedicato la lancia d'oro a Ferdinando I. Come mai? Ma no, indubbiamente è stata una decisione forse non molto amata inizialmente dagli aretini. Sì, non sofferta, perché Luca Berti ce lo può confermare, non è che gli aretini hanno amato la famiglia Medici. Quindi c'è stato un po' non un assenso totale, che poi è stato superato ampiamente. Sì, certamente, la famiglia Medici rappresenta un po' la controparte, il padrone, quello che dominava la città. Però c'era un avvenimento importante da ricordare. Esattamente 400 anni fa si corse in Arezzo, nel 1593, una giostra del Saracino in onore del Granduca, che era in città in visita ufficiale. E poi c'è anche un altro evento di cui il Consiglio Generale ha tenuto conto nel dedicare la lancia. E nel 1595 gli aretini eressero a questo Granduca un monumento sulle gradinate della cattedrale disegnato da Gian Bologna. Quindi, insomma, qualche... Professore, ma quel monumento non ebbe un cappio al collo? Sì, ebbe anche un cappio al collo una decina di anni dopo, quindi questo evidentemente... Come l'ha prese Ferdinando I, che non era uno che scherzava molto? Ma però... si dice che invece l'abbia presa bene, dette colpa al solito matto e quindi praticamente le fece passare quello che era probabilmente un fenomeno politico come un fenomeno di devianza, dicendo che l'avrebbe fatto rinsavire nelle sue galere, ma gli autori del colpo, che avvenne di notte, non furono mai trovati. Bene, mentre continuano gli sbandieratori con le loro veramente stupende schermaglie. Tra poco dovremmo vedere entrare chi? Il gruppo dei musici. Ecco. Dov-
dovrebbero entrare il gruppo dei musici, infatti ecco l'ultimo momento degli sbandieratori. E poi entrerà il cancelliere ed i famigli del Saracino, che avranno un compito molto, molto particolare, il compito di controllare che il meccanismo singolare, questa molla che fa girare il Saracino, sia perfetta. I musici. Gianfrancesco Chiericoni, Araldo, che aveva paura oggi per la sua voce, perché ieri sera era molta umidità, ha piovuto tutta la notte praticamente fino a una mezz'oretta fa, e quindi diceva: ce la farò anche questa volta a portare la voce in tutta la piazza. E mi sembra che si stia comportando molto bene. Vorrei che in questo momento ci fossero veramente tutti gli appassionati di questa manifestazione, di questa giostra equestre, e anche coloro che la vedono per la prima volta potessero essere qui a vederla dal vivo, perché comincia a salire l'elettricità, Carlo. Io, Maria Teresa, vorrei sottolineare proprio questi ragazzi si allenano tutto l'anno, fanno dei sacrifici enormi, sia sbandieratori che i musici, non è che sono improvvisati, sono tutta gente che veramente si allenano 3 volte alla settimana, si ritrovano e quindi meritano un cenno di riconoscimento di tutta la città. E poi diciamolo, è importante in questo momento storico, politico, sociologico, dove la perdita di alcuni valori ha segnato un momento negativo, ritrovare la collettività, ritrovarsi nel quartiere, lavorare insieme. Ieri sera ho fatto il giro dei quartieri e credetemi, ho visto tantissimi giovani tutti insieme, che naturalmente giocavano, facevano battute, però erano insieme, stavano cercando di costruire qualche cosa per vivere al meglio, cercando di vincere naturalmente questa 84esima edizione della giostra del Saracino. Oggi abbiamo, direi, 2 registi, perché abbiamo il nostro regista della RAI, Claudio Duccini, e con lui salutiamo lui e tutti gli operatori che stanno riprendendo la manifestazione in diretta dalla Piazza Grande di Arezzo. E poi abbiamo invece Bubi, soprannominato Bubi qui ad Arezzo, e il regista Ettore Tattanelli, che è il regista invece della giostra, della manifestazione. Tutta la giostra dipende da lui. È lui che scandisce i tempi, che scandisce l'entrata, che è veramente un personaggio tipico, è un personaggio molto bravo. Perché... E lo vediamo con questa toga nera, con gli spacchi gialli e un cappello in testa che non saprei come chiamare. Adesso naturalmente lo riprenderemo, anzi partiremo proprio da una immagine del regista Bubi. Riprenderemo fra una mezz'oretta circa, quando lo sport ci ridarà da linea, avremo il secondo momento del corteo e poi entreremo nel vivo della battaglia, che vinca il migliore. Noi siamo qui, ci rivedremo fra mezz'oretta circa, vediamo che cosa è successo durante la prima giornata di campionato, a fra poco. Ed eccoci ancora insieme, le immagini vi giungono dalla Piazza Grande, dove sta per prendere il via l'84esima edizione della giostra del Saracino, un antico gioco cavalleresco che affonda le sue radici nel Medioevo. Lo ricordo per coloro che non avessero seguito il primo collegamento, durante il quale abbiamo assistito all'ingresso qui in piazza del corteo storico. Sono in compagnia dello speaker ufficiale, diciamo, della manifestazione, il collega Carlo Brandini. Allora Carlo, ormai in piazza sono entrati tutti e 4 i quartieri. Ormai siamo nel cuore della manifestazione e tutti i quartieri sono in piazza, sono schierati, ancora c'è da adempiere alcune formalità di giuramento degli armati, c'è da fare alcune cose e poi inizierà la giostra. Sta entrando ora in campo l'ultimo quartiere, che è quello di Porta Crucifera.
con i colori rosso verde. Dato che abbiamo preso la diretta così al volo e gli altri sono già entrati, vorrei ricordare per chi si mettesse in contatto all'apparecchio con noi soltanto in questo momento che gli altri quartieri sono il quartiere di Porta di Sant'Andrea con i colori bianco e verde, il quartiere di Porta del Foro giallo e cremisi e il quartiere di Porta Santo Spirito giallo e blu. E adesso che cosa avviene? Entrano i giostratori accolti da grandi acclamazioni. Eccolo. Che sono i veri protagonisti della giostra del Saracino, perché sarà la loro abilità, la loro destrezza a determinare l'esito della gara. Ed ecco i giostratori di Porta di Sant'Andrea che sono Martino Gianni e Maurizio Seppiacci, colori bianco e verde, eccoli che fanno la loro prova. Per Porta del Foro con i colori giallo cremisi, Gabriele Veneri, 22 anni, eccolo al pozzo, prende la rincorsa e si prepara a 45 metri. E si prepara suo fratello Luca, eccolo, Luca Veneri, figli d'arte. Per Porta Santo Spirito che non vince dall'84. Davide Tredozzi, eccolo, che è esordito l'anno scorso. Prende la rincorsa, la mira. E Franco Ricci, qui abbiamo una novità, perché doveva essere Gianni Vignoli che doveva esordire con i colori giallo-blu, ma si è fatto male. E allora Franco Ricci è stato chiamato. Franco Ricci è un giostratore che ha vinto moltissimo, ben 11 lance d'oro. E adesso Porta Crucifera, che ha vinto l'anno scorso. Eugenio Vannozzi. E adesso parte, eccolo, Marco Filippetti. E questo è un momento molto, molto importante, perché professore, i giostratori fanno la loro prova, non hanno la lancia in mano, però con il cavallo si avvicinano al burato e vedono, sentono anche la sensazione che ha il cavallo nell'avvicinarsi al Saracino. Esatto, e soprattutto per abituare il cavallo a quello che sarà lo scontro con il burato. Uno scontro che dà un contraccolpo, che dà fortissimo. Un contraccolpo, sì, sia il giostratore e sia il cavallo che per le briglie sente, certo, il contraccolpo. C'è un regolamento molto particolare, lo spiegheremo poi quando partirà le varie carriere, quando partiranno, perché per esempio il cavallo potrebbe scartare il Saracino, uscire dalla lizza, e questo vorrebbe dire perdita di punti. Perdita di tutti i punti. E poi c'è un altro pericolo, è il mazzafrusto del burato che tiene sulla mano destra e che se colpisce il giostratore prima che sia uscito perde due dei punti segnati, ecco, e quindi compromette il tiro praticamente. Certo, il mazzafrusto adesso non lo possiamo vedere perché è coperto dai famigli, ovvero da coloro che sono addetti al burato, però diciamo che è uno strumento, sono tre palle di piombo ricoperte di cuoio e poi ricoperte ancora di gesso per poter lasciare il segno sulle spalle del cavaliere, che girando possono colpire il cavaliere. Sì. E sono di 200 grammi, 250 grammi l'uno. Sì, circa. Abbastanza pesanti. Esatti, ci, certo, sono stati dei ricoveri in ospedale. Chi li ha presi dice che sono piuttosto dolorosi. E quello sarebbe il colpo del burato, che non bisogna assolutamente prendere, mentre bisogna cercare di colpire lo scudo. Colpire lo scudo forse può sembrare semplice, ma loro hanno solo 45 metri di rincorsa, hanno una lancia in mano che pesa dai 3,9 kg ai 4,2 kg circa ed è lunga 3,55 m, se ricordo. Sì. E quindi non è assolutamente facile. E poi sullo scudo ci sono dei punteggi ben particolari. Non è facile perché... Ma interrompiamo questo discorso perché, mi scusi, lo riprendiamo dopo quando faremo vedere le immagini, ma adesso vedo sul monitor, eccolo qui, fa il suo ingresso Renato Brunetti, il valletto con la lancia d'oro. E queste sono le immagini, queste sono quelle in diretta, e le altre immagini sono quelle che ci fanno vedere l'intagliatore Francesco Conti, che ha cesellato questa lancia, l'ambito trofeo. Questi sono gli attrezzi che vengono usati da Francesco Conti, diciamo, non è soltanto un intagliatore, è anche uno scultore. Sì, è uno scultore.
Nella lancia di quest'anno è inciso un busto del Granduca che è tratto dalla statua di cui si parlava, uno stemma medicio ed un buratto di Arezzo seicentesco nella parte alta dell'impugnatura. Ecco, qui vediamo la sede del quartiere di Porta del Foro, dove vanno a finire le lance vinte, vengono naturalmente custodite con religiosità per il loro valore e per la loro importanza. Ecco, non c'è un effetto, un vero e proprio valore venale, ma è semplicemente un grande valore. Ecco, ecco l'immagine del Granduca, la statua del Granduca. Ma e questo? Questo è il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea. Adesso è inquadrato il maestro e l'aiutante del maestro di campo, seguiti dai cavalieri di casata del quartiere di Porta Sant'Andrea. Vediamo inquadrato. Questi sono i rappresentanti dell'antica nobiltà aretina, 4 per ogni quartiere. Il maestro di campo è Paolo Bucciarelli Ducci, un maestro molto severo, però anche una brava persona, diciamo. Cerca di ammorbidire un attimo tra una carriera e l'altra i vari scontri che possono sorgere. D'altronde nella vita civile è un notaio, quindi la sua professione. Notaio di nome di fatto. Cerca di mantenere l'ordine. Sono bellissimi questi paramenti. È vero che questi cimieri non si potrebbe più rifarli oggi, hanno un valore considerato sui 20 milioni. Qualcuno voleva comprarli. Un valore notevolissimo. Sono i cimieri dei primi costumi, quelli realizzati negli anni 30. Oggi credo che non si troverebbe chi li realizza, realizzati con tecniche artigianali. Quindi i cimieri sono rimasti gli stessi nel tempo. Si sono salvati dalla distruzione bellica che provocò la dispersione dei costumi. Costumi che erano stati realizzati dallo studio Caramba. Insomma, c'è tanta storia in questa giostra. Non è soltanto un corteo, non è soltanto una rievocazione. Sì, certamente, la giostra ha origini molto remote e soprattutto si è trasformata nel tempo, perché un gioco medievale che arriva fino ai nostri giorni si deve caricare di nuovi significati attraverso le epoche. Capitano di quartiere di Porta Crucifera, come dice sottolinea l'Araldo, che noi sentiamo perfettamente, immagino anche voi, e che scandisce i momenti importanti di questo corteo storico. Le famiglie sono abbinate ai quartieri così come lo erano nel Medioevo, anzi con il rifacimento dei costumi sono stati fatti degli aggiustamenti per stabilire questo abbinamento. Abbiamo tenuto conto di quanto scrive un notaio aretino del XIV secolo, quindi coevo all'epoca in cui è idealmente ambientata la giostra, che oltre ad essere un cronista che ha messo in versi la storia di Arezzo trecentesca, fa una rassegna delle famiglie nobili aretine. Ecco, essendo ricordiamo un notaio, è certamente alcune famiglie nobili che stiamo vedendo in piazza, per esempio per la Porta di Santo Spirito, gli Arbergotti, gli Azzi, i Camaiani e i Guasconi. Per la Porta Crucifera i Baci, i Bostoli, i Brandaglia e i Pescioni, così magari qualcuno che ci sta seguendo da casa si ritrova mezzo aretino. Per la Porta del Foro, forse questa è meglio ascoltarla. Sì, è la disfida. Sì, è la disfida che... Allora silenzio. A torto presi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo, del tragar più grave mondo, giuro a servire il mondo. Oggi in parola la vostra, e in parlare, e nel suo, per sentare i giorni, un falso tra il tuo corpo e il suo sangue, il suo proprio. Allarmi,
allarmi, e questo è il grido della disfida. Sì, in questo caso l'Araldo presta la sua voce a Buratto, che altrimenti è protagonista muto, per lanciare questa sfida ai Cavalieri Aretini. La disfida è un componimento poetico seicentesco originale. Mentre l'inno del Saracino così amato, che ascolteremo fra poco, scritto da Alberto Severi, è stato musicato dal maestro Giuseppe Pietri nel 1932. È veramente molto amato. Giuseppe Pietri è stato il padre dell'operetta. Esatto, sì. Eccolo. Purtroppo l'inno è molto amato da Aretini, però ha un tono di marcetta dell'epoca in cui fu composto, quindi di marcetta fascista, quindi fu escluso dalla giostra qualche anno fa, però è stato reintrodotto a furor di popolo, accettando quindi anche l'anacronismo storico. Il significato delle balestre che abbiamo visto lanciare la freccia? La balestra è un'arma particolare, perché consentiva da grandi distanze di colpire l'avversario e quindi metteva in difficoltà i cavalieri. Veniva considerata anche un'arma poco leale. Manca qualche cosa della storia in questo corteo, o c'è tutto, veramente tutto, lei che è lo storico per eccellenza? Ma ci sono molte cose. Non ci sono le damigelle, non so se lei voleva arrivare qui. Volevo arrivare proprio a questo, perché ieri sera alla porta di Sant'Andrea, devo dire, per spirito così di donna, ho firmato anch'io per il reintegro delle damigelle, ma è stato così episodico nel corso degli anni il momento delle damigelle in campo? Non erano previste a suo tempo? Non erano previste, sono state introdotte nella giostra in anni recenti, tanto è vero che non è mai esistito un costume. Ma soprattutto io sono considerato il cattivo che le ha escluse, ecco, non è così, insomma. Teniamo conto che la giostra è un esercito armato che si prepara alla battaglia, e quindi si portava l'esercito medievale, si portava con sé delle donne, ma non erano esattamente delle gentildonne quelle che conduceva, quindi mi sembra opportuno eliminarle. Le damigelle possono essere presenti alla manifestazione in tribuna come pubblico che assiste, oppure, io mi spingo anche oltre, possono interpretare dei ruoli che però sono maschili. Ecco, per me una donna può fare anche il maestro di campo, mi voglio sbilanciare. Ecco, e per esempio un fantino, donna, un cavaliere? Ma se un qualche quartiere trovasse una donna che è in grado di assicurargli un buon punteggio, non si discuterebbe neanche, no? Non chiederebbe il permesso a nessuno, ma la manderebbe sicuramente in campo. E lei dice così perché è sicuro che una donna non può tenere una lancia di 3,5 metri che pesa quasi, che pesa circa 4,2 kg, è dura. Per oggi non è mai successo, ma le donne hanno raggiunto tanti traguardi, chissà che fra poco non possano raggiungere anche questo. Certo, e riprendiamo il discorso con Carlo. Carlo, la difficoltà di questa giostra è il meccanismo del buratto praticamente. Sì, il buratto, tanto vero, i giostratori corrono contro il buratto. Il buratto, ecco, questo è l'inno, sentiamolo perché è veramente bello, l'inno della giostra. E devo dire, il pubblico si sta alzando tutto in piedi, eh? Sì, questa è, credo che ogni aretino conosca le parole, la musica di questo inno. Con i battimani fanno una degna cornice a questo inno scritto da Giuseppe Pietri. E leggo le prime righe. Terra d'Arezzo, un cantico salga dal nostro cuore a te, che luce ai popoli posti col tuo splendore. Da quanti 30 secoli parla di te la storia, e mille pagine consacra alla tua gloria. Galoppa, galoppa, o bel cavaliere, tu sei la speranza del nostro quartiere. Con braccio robusto che piega il destino, trionfa, o gagliardo, del re Saracini. Trionfa, o gagliardo, del re Saracini. Or che risorgono gli animi d'Italia al nuovo sole, terra d'Arezzo, esalta che in marcia è la tua prole. Le mete già sfavillano dinanzi al nostro ardire. Santo è l'amor che infiammaci, più santo è l'avvenire. Galoppa, o bel cavalier, tu sei la speranza del nostro quartier. Con braccio robusto che piega il destino, trionfa, o gagliardo, re Saracini. Ecco, ora da questo momento il maestro di campo Bucciarelli Ducci e il vice maestro di campo Malatesti prendono in mano, diciamo, le redini della giostra, e quindi diventano i padroni del campo, questo maestro di campo e il suo vice.
Fra poco dovremo nuovamente lasciare la linea allo sport, alla prima giornata di campionato che crea quasi le stesse attese di quelle che viviamo qui proprio in questa piazza grande. Questi sono i tifosi di Santo Spirito che, come dicevamo, sono gli avversari, chiamiamoli così, di Porta Crucifera, e perché Porta Crucifera è quella che ha vinto di più, ben 25 lance d'oro, mentre Santo Spirito ne ha vinte 21 e sta inseguendo Porta Crucifera, e poi soprattutto perché Santo Spirito è la porta del quartiere che da più tempo non vince, infatti è ben nel 1984 che non riesce a vincere una lancia d'oro. Dicevo, fra poco ci lasceremo con i nostri telespettatori, abbiamo preparato però delle immagini per farvi capire che cosa avverrà nell'ultimo collegamento. Partiranno le carriere e gli otto cavalieri cercheranno di conquistare la lancia d'oro. Ecco, qui vediamo le immagini del Saracino, qui ancora i gonfaloni. Ecco, i ragazzi dovranno, questi li abbiamo anche visti all'inizio. Ecco, vediamo ancora una prova, Giallo Cremisi del Foro, questa è Sant'Andrea, vedete come cercano con il pugno di far finta di avere la lancia e fare la prova, e questo è Santo Spirito. Ecco, l'anno scorso hanno vinto la giostra di agosto, dedicata a San Donato, diciamo che San Donato è il patrono della città di Arezzo, è stata vinta dal quartiere di Porta Crucifera, mentre Sant'Andrea si è aggiudicata la seconda edizione. Senti, vorrei, ecco, fare spendere due parole per due fratelli che corrono oggi, giostrano per la stessa porta, sono, sì, i fratelli Veneri, e qui c'è un corso ricorso storico. Il padre 15 o 16 anni fa era un giostratore e oggi i figli ripetono le gesta del padre. Benissimo, noi auguriamo veramente tanta fortuna a tutti gli otto giostratori. Ci rivediamo intorno alle 19:05 per capire, per sapere, per scoprire con voi chi vincerà l'84esima edizione della giostra del Saracino. Da Arezzo, da Maria Teresa Ruta e da Carlo Brandini è tutto, ci rivediamo dopo il 90esimo minuto. Benvenuti in Piazza Grande, benvenuti qui ad Arezzo, sta per partire l'84esima edizione della giostra del Saracino, l'antico gioco cavalleresco, siamo praticamente pronti, quello che è inquadrato prima era il maestro di campo, benvenuti a coloro che non avessero seguito dalle 4:30, stiamo cercando di fare la telecronaca di questo avvenimento, di questa 84esima edizione della giostra del Saracino. Stanno per partire le carriere, ovvero i cavalieri, sta entrando il primo cavaliere per la porta di Sant'Andrea e seguiamo che cosa avviene. Allora, per il quartiere di Porta Sant'Andrea, ricordo sono quattro i quartieri: Sant'Andrea, Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera. Se è la prima volta che seguite questa manifestazione, scegliete il vostro cavaliere, i vostri colori che preferite e fate il tifo insieme a noi. Parte Porta Sant'Andrea, abbiamo Martino Gianni e Maurizio Seppiacci che corrono. Ed è Maurizio Seppiacci che corre la prima carriera, corre sul cavallo Galileo. Seppiacci ha esordito nel 91 e ha vinto una lancia d'oro nel 91 e nel 92. Questo è il maestro di campo, quando abbasserà la spada sarà il via. Qui al mio fianco abbiamo il professor Berti, mentre sul campo c'è Carlo Brandini che cercherà di capire il punteggio di... Certo. Pronto? Sì. Maria Teresa, dimmi. Dunque, ecco, parte. Il primo cavaliere di Porta Sant'Andrea è Maurizio Seppiacci. Sì, sì, sì. È tutto pronto, il maestro di campo ha già dato l'ok per la partenza. Maurizio Seppiacci ancora è concentrato per questa corsa importantissima, ancora, certo, in fondo alla lizza, e si sta volta alle spalle, ecco, sta forse partendo, è ormai tutto a posto. Vedo Maurizio Seppiacci che si sta concentrando, attende il momento favorevole per partire. Sì, sembra che sia un po' il cavallo Galileo che sta facendo un po' le bizze, un po' intimorito. Sì, Galileo effettivamente sta facendo un po' le bizze, ecco, ancora stanno cercando di
calmarlo questo cavallo. Per il giostratore è importante forse partire per primo. Perché... effettivamente ecco, sta eccolo, partendo, eccolo. Ecco, sta partendo Maurizio Sepiaci. Ecco Maurizio. Maurizio Sepiaci, una corsa stupenda. Bene, intanto non ha perso la lancia, non ha perso, ecco, la lancia sicuramente. Maurizio Sepiaci, secondo me ha totalizzato punti 2. Forse 4. Secondo il mio giudizio, Maurizio Sepiaci, tirando vicino al 4, non è riuscito nell'impresa e ha totalizzato 2 punti. Comunque attendiamo il responso della giuria, sì, io... perché è l'unico responso che conta. Ecco. Ecco, allora il giocatore si sta presentando alla giuria, deve consegnare la lancia, ricordiamo che le lance sono state estratte e vediamo i rallenti, cerchiamo di capire con voi che punteggio ha fatto, è molto difficile, qui abbiamo il professore, no, è due. Ecco, è due, sentiamo sì. Anche Massimo Benigni, un grande esperto di giostra, ecco, Massimo, secondo te quanto ha fatto? Ma secondo me dovrebbe essere un 2 netto. Ecco. Sì. Quindi il 2 va, secondo, ormai nella piazza credono tutti che siano 2. Ecco, l'Araldo sta andando alla sua postazione per leggere il punteggio. Ascoltiamo cosa dice l'Araldo. E come ci avevi detto Carlo, sono punti 2, qui vediamo i giallo cremisi, che sono quelli del quartiere di Porta del Foro, che esultano. Diciamo che il punteggio può essere o nullo, 1, 2, 3, 4 e il 5 è soltanto il puntino al centro, è difficilissimo da prendere il centro, il 5. Certo, e intanto abbiamo visto anche i famigli che hanno il compito di controllare e riposizionare il buratto. Il buratto come funziona? È un automa con una molla. Perché non è tanto il fatto che giri, ma quanto che prima di far partire la molla rimbalzi fortemente il contraccolpo. Nel 1931. È un, con un sguardo torvo questo simulacro delle Indie, armato di mazzafrusto, lo ricordiamo. Ed ecco che entra il cavaliere con colori giallo cremisi per Maria, Porto Maria del Foro. Teresa? Sì, dimmi. Maria Teresa? Dimmi. Pronto? Vai Carlo, vai, ecco, Carlo. E guarda, è un quadretto veramente eccezionale. Uno dei fratelli veneri accompagnato dall'altro fratello che è un giostratore e dietro c'è il padre. Questo è veramente un quadretto che fa venire un po' i brividi, diciamoci la verità. Certo. Mentre nella prima carriera hai visto giusto, c'è stato dei problemi di Sepiaci con il cavallo e quindi ecco anche perché ha totalizzato così pochi punti. Sì, ecco, vogliamo chiedere però a Benigni quanto è lunga il tracciato della lizza, Massimo? Dal buratto fino alla lizza sono 46 metri, quindi poi il maestro di campo dà il via con lo scettro per la carriera, ma evidentemente se piace aveva qualche problema con il cavallo, perché è un fantino che ha sempre, dall'esordio ha sempre ben figurato, quindi un punteggio probabilmente, non so cosa è successo, c'era del nervosismo. Grazie Massimo, ecco, attendiamo la carriera sì. Del secondo giostratore di Veneri e Maria Gabriele. Teresa, riprendi sì. La linea. Certo, è Gabriele che sta prendendo la mira, una particolarità. Ecco, è partito. Bravo! Ah, cosa è successo? Ecco, Maria Teresa, sì. Maria Teresa, sì. Il cavaliere ha perduto la lancia. Ha perduto la lancia. Ecco, Tonino, cosa significa aver perso la lancia? Il punteggio viene annullato, è 0, spiace perché è un giovane e un esordiente, ma purtroppo da un po' di tempo gli esordienti in piazza pagano caro. Sembrava una giostra più facile oggi, sta rivelandosi una cosa... Ecco il rallenti, Carlo. Perché Porta del Foro ha 2 esordienti nei fratelli veneri.
c'è il ritorno di un grande Fantino come Franco Ricci che ha al suo attivo 11 successi in Porta Santo Spirito, quindi è difficile fare delle previsioni. Grazie Massimo. Maria sì. Teresa, riprendi sì, sì, la sì. linea. Abbiamo intanto visto un replay dove si è visto chiaramente che Gabriele forse ha avuto un pochino di paura nel tener ferma questa lancia. Il punto l'ha fatto, probabilmente ha marcato punti 3, adesso l'Araldo ci dirà. E come dicevate giustamente voi, da alcuni anni i debuttanti non hanno grande fortuna. In effetti non è facile. Ecco l'Araldo, sentiamo. Però dobbiamo dire che non tutto è compromesso, perché abbiamo la seconda carriera poi per ogni quartiere, e quindi la bellezza di questa giostra cavalleresca è che fino alla fine non possiamo sapere chi sarà veramente il vincitore, perché c'è anche la possibilità di poter raddoppiare il punteggio, anche se diciamo il primo quartiere ha realizzato 7-8 punti, un alto punteggio. Anche l'ultimo cavaliere ha l'opportunità, pur partendo con una base zero, di raddoppiare il punteggio, perché se il cavaliere riesce a colpire il buratto e la lancia si spezza, raddoppia il punteggio e quindi le speranze non sono perse. Certo che per Gabriele è stato un debutto difficile. Gabriele è il più giovane dei due fratelli, dopo vedremo Luca. Come dicevi, sono figli d'arte. Il padre Carlo ha corso parecchie volte, Fantino di Santo Spirito, non ha mai vinto, e noi auguriamo tanta fortuna a questi aretini, che hanno una particolarità: sono nati tutti e due il 10 ottobre, uno del 1971 e l'altro del 1974, una particolarità. Gabriele correva su Petunia, ma adesso abbiamo il quartiere di Porta Santo Spirito. Il primo a provarci è Franco Ricci. Franco Ricci che ritorna dopo tanti anni alla giostra, perché Gianni Vignoli, che doveva correre, si è infortunato e quindi è stato, diciamo, ripescato all'ultimo Franco Ricci. Franco Ricci che ha pensato, vinte 9 volte con la Porta di Sant'Andrea e 2 volte con Porta Crucifera, quindi ben 11 lance d'oro, ed è il migliore che vediamo sul campo oggi. Sì, è il quarto di giostratore di tutti i tempi. Di tutti i tempi. Corre su Pantera, un anglo-sardo, un anglo-arabo-sardo di 14 anni. Carlo. Maria Teresa, ecco, Ricci è pronto, il suo collega, l'altro giostratore, ha lasciato il cavallo, sta girando. Ecco, dovrebbe essere un attimo, ecco, è partito Franco Ricci. È una carriera importantissima per il quartiere di Porta Santo Spirito. Ecco Ricci, ha totalizzato Ricci, punti 2. Sì, l'abbiamo visto benissimo. Punti 2, Maria Teresa. Sì, si vede anche ad occhio di un profano. Punti 2. Massimo 2. Dovrebbe essere 2, e questo mette probabilmente un po' fuori gioco Santo Spirito, che non vince dall'84. Ecco, è stato, sembrava una giostra facile, mi conferma anche l'amico Morelli che è 2, e quindi una giostra che sembrava facile, che sembrava tutti 4, qui 4 non lo fa nessuno, Tony. Beh, ora diciamo che vediamo, c'è il quartiere di Porta Crucifera. E qui c'è il replay, Carlo. Conferma che in piazza il pronostico non si può mai fare. Le prove erano andate tutti bene e adesso vediamo chi può perdere questa giostra. Maria Teresa, in attesa della conferma della giuria, che secondo noi il punteggio è 2, ecco che l'Araldo sta andando a dare il punteggio ufficiale, ti ripasso la linea. Sì, noi abbiamo avuto l'opportunità, mentre voi parlavate, di rivedere la carriera in replay, ed è chiaramente un 2. Possiamo, eccolo, sentiamo l'Araldo. E siamo allora 2 per Sant'Andrea, 0 per il Foro e 2 per Santo Spirito, e tutto in gioco praticamente. A volte bisogna un po' essere degli ingegneri, comunque, di prendere righello e lapis per andare a vedere il punteggio, altre volte il punteggio è netto. Comunque sulla punta della spada viene, al momento prima di consegnare appunto la lancia, viene inchiodato un chiodo, proprio perché lasci il segno netto, vero? Sì, soprattutto incestrato, in modo che si possa vedere con precisione dove è avvenuto il primo impatto, perché quello
che conta. Certo, c'è un puntale di gomma, una ghiera metallica e poi un chiodo. Diciamo che sono 16 le lance, perché qualcuna si può rompere, è successo, e questo, come dicevamo prima, può raddoppiare il punteggio, mentre vediamo un po' di scaramucce sul campo. Maria Teresa, sì. Effettivamente qui c'è una tensione notevole, perché corre il quartiere di Porta Crucifra, il primo giostratore. È una carriera importante, perché i punteggi sinora sono bassissimi, e quindi c'è qualche azione di disturbo nei confronti di questo giostratore. Indubbiamente c'è tensione, si cerca di riportare tutto in ordine, ma sarà una carriera difficile e sicuramente c'è qualche tafferuglio. Certo. Speriamo che resti su questa misura, perché effettivamente la tensione è altissima. Ecco, qui abbiamo per Porta Crucifera due cavalieri che ormai sono affiatatissimi, sono Marco Filippetti ed Eugenio Vannozzi, della stirpe, possiamo chiamare, dei Vannozzi, perché abbiamo il nonno, il padre e il figlio. Il figlio è riserva del quartiere, si sta preparando, oggi correrà il padre Eugenio su Deba, una cavalla anglo-arabo-sarda, mentre Marco Filippetti correrà su Sherry. Maria Teresa, sì. ti prendo la linea, sì, perché il rettore e il capitano di Porta Santo Spirito, cioè del quartiere che ha tirato ora l'ultimo giostratore, stanno facendo reclamo presso la magistratura, perché a loro avviso la carriera è stata disturbata, e quindi sono davanti alla magistratura a fare reclamo. Ora vediamo cosa succede, sarò vigile, perché certo. per vedere cosa succede. Secondo noi la carriera è stata regolare, ma evidentemente non tutto possiamo vedere. Loro hanno forse delle motivazioni per certo. fare questo reclamo. Ora... Mentre si sta avvicinando al pozzo Marco Filippetti, sarà lui in sella a Sherry a correre la prima carriera per il quartiere di Porta Crucifera, che può mettere con questa carriera, con un buon punteggio, una seria ipoteca anche quest'anno per un'ennesima vittoria. Ricordiamo, Porta Crucifera è quella che ha vinto di più, 25 volte. Ecco, intorno alla lancia vediamo un paramano, serve per parare il colpo, ma forse questo può anche un pochino infastidire nel momento di ritorno della lancia indietro. Uno può perdere la lancia perché non impugna bene, oppure è fondamentale averlo? No, direi di no, perché sono in genere fanno scorrere la lancia, quindi la lasciano e la afferrano di nuovo, perché il colpo è impossibile. Estremamente violento. Certo. E poi cercheremo di capire anche come si può infastidire una carriera, perché mi sembra che la lizza sia ben battuta. Maria Teresa, sì. Scusami, sta partendo Filippetti, e credo che questa sia la corsa più importante dell'odierna giostra. Sì. E effettivamente tutte le attenzioni sono riposte su Filippetti, il maestro di campo. Parte, è partito. Ecco, è partito Filippetti, sono una tutti in piedi. Velocissima, bella. Ecco, ha preso bene. Ha fatto 4, sì. A nostro avviso. Sì. Massimo. Tutti coprono, stanno coprendo con le mani. Un cavaliere bravo, bravissimo. È un 4 di netto. Ecco, sì. Massimo Benigni ci conferma. Ecco, Massimo Filippetti dovrebbe aver fatto 4. Hai visto come tutti hanno coperto, cercato di coprire lo scudo per non svelare fino all'ultimo il punteggio, lasciare all'alardo, ma noi abbiamo un replay e quindi cercheremo con il professor Berti di scoprire che cosa ha fatto. Il professore ha un occhio d'aquila in questo caso, è bravissimo a dirci. È 4, sì, è 4, è 4 netto, direi proprio di sì. Mi confermi 4? Sì. E qui ci sono quelli di Porta Crucifera. Sì, c'è qualcosa, cosa sta succedendo? Carlo, tu che sei giù. Porta, ecco, Crucifera, Porto contro Sant'Andrea. I tafferugli. Sì. Ecco, ma indubbiamente la corsa di Filippetti ha messo una seria ipoteca alla vittoria finale di questo quartiere, perché un 4 bello. Ecco l'Araldo. Ecco. Confermato. Sì. E adesso si fa veramente bella. Confermato la nostra giostra, il 4, sì. Maria Teresa. Sì. Intanto mi ha raggiunto qui Federico Fazzuoli. Abbiamo anche Fazzuoli, che è di queste terre, vero? Come? No. Sei di queste terre? Sì, io sono nato nel Valdarno. E quindi qui. Qual è? Provincia di Arezzo. Che numero di giostra è per te? Sì, che numero di giostra è per te, Fazzuoli? Ma io sono venuto qui, sarà la 10ª volta. Ah,
La decima volta. Possiamo svelare senza che tu perda degli ascoltatori, perché i tuoi programmi vanno benissimo, non hai di questi problemi. Puoi anche dire col cuore in mano per chi fa il tifo. Ma sai, qui c'è una vecchia storia. Cioè, questa è una giostra di Arezzo, quindi siamo proprio all'interno della città. Però il riferimento sono le porte. Dietro ad ogni porta c'è un territorio. Per esempio il Valdarno è dietro Porta del Foro, per cui in qualche maniera c'è un riferimento a questo quartiere, anche se poi però Arezzo è Arezzo, quindi non è... Noi certo. Siamo un po' fuori, ecco. Noi siamo nel contato, certo. Quindi contiamo Porta del niente. Foro in questo momento è messa un po' male. Tre punti marcati, ma zero perché storicamente messa male. È ferma a 17, a questo 17 se, che se, non porta, porta. No, poi porta proprio sfortuna, pare. E adesso vediamo il cavaliere di campo che entra, quindi se resti qui con me ogni tanto parleremo ancora insieme, speriamo di... Si vede molto bene da qui. Sì, siamo in un'ottima posizione, riusciamo a vedere benissimo. E dicevo, speriamo con la nostra diretta di arrivare fino alla fine, prima di cedere la linea al telegiornale, perché a volte capita di arrivare agli spareggi. Per esempio un anno tutte le porte sono andate agli spareggi, credo nell'86 se ben ricordo, e un anno addirittura ci sono stati 17 spareggi. Sì. Maria Teresa, sì, scusa, Carlo. Abbiamo con noi Marco Filippetti, sinora l'eroe della giornata, ecco Marco. Marco, un 4 che vuol dire tanto. 4 molto difficile, oggi era una piazza difficilissima, infatti piuttosto infastidita la carriera, però è andato bene. Senti Marco, avete messo un'ipoteca, anche se le giostre sono tutte imprevedibili, non si sa mai, però effettivamente il tuo 4 ha un po' tarpato le ali. Aspettiamo la fine comunque prima di... Comunque ti faccio i complimenti, sei veramente... Ha detto un collega giornalista che sei veramente un grande giostratore. Carlo, ti ringrazio, troppo buoni. Carlo, si sta preparando, sì, ecco, Martino ecco, Gianni. Filippetti che ha totalizzato 4, è modesto, ancora per scaramanzia non vuol dire niente. Si prepara il secondo giostratore, eccolo, di Sant'Andrea, Martino Gianni. Ecco, eccolo, eccolo, sei un bravissimo. Ecco Martino. Ecco una carriera, sicuramente Martino Gianni. Martino Gianni. Ai, forse... Potrebbe essere un 2, un 5, un 4, potrebbe essere. Non è assolutamente anche facile. Anche un 3 potrebbe essere. Perché ha tirato il 5 e dovrebbe aver segnato 3. Giustamente ha provato a tirare al massimo. Maria Teresa, dimmi. Io invece sono propenso perché abbia totalizzato un 4. Sì, Un 4, però indubbiamente ha tirato al centro. Comunque, ha tirato al centro, certo. Quindi non lo so. Comunque ha sicuramente tirato molto bene suo esordio. Sì, molto vicino al centro e... Certo, ecco il replay, cerchiamo di capire. Ricordiamo che lui ha esordito nell'84 e ha vinto proprio quell'anno e poi di seguito 5 volte. Quindi ha 6 vittorie. È alto. Professore, potrebbe anche essere un 4. E il suo soprannome è Patacca. Stranamente, correva, era un atleta. E adesso tutti attendono l'Araldo. Maria Teresa, sì. Mi confermano, cioè, ora c'è da attendere solamente la voce ufficiale dell'Araldo, ma sì. I colleghi Benigni e Morelli mi confermano il 4. Ecco, però vorrei fare una battuta con il regista Bubi Tattanelli. Ecco, Bubi, sta procedendo tutto per il meglio. Sì, io sono soddisfatto sia dell'entrata in piazza, di tutto il corteggio storico e la benedizione al Duomo. Scusa, un momento, sentiamo. Ha marcato! Punti 4. Benissimo. Confermato Maria Teresa. Ecco, sì, conclude Bubi. Sì, concludo dicendo una gran bella giostra e è stata una gran bella battaglia. Il 4 di Filippetti ha messo capo tutti gli altri quartieri. Grazie. A Maria Teresa, punto, a te. Sì. Arriva il secondo cavaliere di Porta del Foro, il fratello di Gabriele, Luca, 19 anni. Corre su questo cavallo anglo-arabo-sardo che si chiama Kid e ha 10 anni. Luca è un campione europeo dei giochi cavallereschi che si sono svolti in Svezia proprio quest'anno. Sono allenati sia dal padre, i due fratelli,
e anche da Mario Giacomani, che ha corso tantissime giostre, molto giostatore molto bravo, che non ha mai avuto la fortuna di vincere, anche se ha realizzato degli ottimi punteggi. Per la Porta del Foro è l'ultima possibilità ed è molto difficile, perché a questo punto devono spezzare la lancia o qualche altro premio, come potrebbe essere strappare una o tutte le palle del Mazzafrusto. Maria Teresa, sì, una parola. Veneri, il padre, ecco il suo stato d'animo, Carlo. Ma diciamo che sono un po', non dico preoccupato, ma insomma avevo piacere che facessero la prima giostra con così, che avessero dei risultati un po' migliori. Vediamo, ora vediamo l'altro, diciamo. Bocca al lupo, grazie, Carlo, bocca al lupo, ci credo, grazie. È sicuramente stressante esordire in questa giostra e è una responsabilità molto grossa sulle spalle di questi due ragazzi. Adesso tocca a Luca, che cercherà naturalmente di fare meglio del suo fratello Gabriele, che ha marcato, ricordiamo, punti 3, però purtroppo non è riuscito a tenere la lancia, il contraccolpo è stato fortissimo, quindi ha perso la lancia e gli ha fatto perdere tutti i punti. Bello il suo cavallo, il suo kid, tanta fortuna sportivamente parlando. Ancora non ho deciso per quale quartiere farò il tifo, lo deciderò alla fine di questa giostra, potrò magari svelarlo la prossima giostra. Sicuramente per chi vince, Maria Teresa. No, è partito Luca. Bellissima corsa, Maria Teresa, bellissima. Bravo, bellissima. È stato comunque bravo. È stato comunque, Maria Teresa, sì. Mi sbilancio, secondo me è 4. Se fosse 4 sarei molto felice per lui, perché questo risolleverebbe il morale in tutta la famiglia. Sì, il padre, hai sentito, era un po' demoralizzato, però certo. Secondo me è 4. Senti Maria Teresa, in 20 secondi vorrei sentire da Benigni, ecco Massimo, brevissimamente, queste lance. Sono lance costruite in Douglas, misurano 3,55 metri di lunghezza e pesano 4,2 kg con una tolleranza di 200 grammi. Sono perfettamente bilanciate all'impugnatura. Sì, è 4, è 4. Abbiamo avuto un rallenti, secondo noi è 4. Bene, bene. Però io sono alla mia prima giostra, quindi... Gli esperti non mi falliscono, avevano già detto che era 4. Ecco. Ecco l'Araldo. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4. Se non ci sono contestazioni, Porta del Foro è fuori dai giochi, purtroppo. Perché, ricordiamo, Porta Sant'Andrea ha realizzato un 2 con Seppiacci, un 4 con Gianni e quindi è in testa con punti 6. E a questo punto abbiamo il secondo cavaliere di Porta Santo Spirito, che è Davide Tredozzi, che si è comportato abbastanza bene l'anno scorso. Però a cavallo su Gitano, che ha 12 anni, un anglo arabo sardo, vediamo che cosa riuscirà a fare. È un faentino di 21 anni. L'anno scorso aveva marcato molto bene, però aveva perso la lancia. E questo può creare una specie di complesso, professore? No, direi di no, perché l'ha superato alla seconda giostra, che quando ha fatto una bellissima carriera, il cavallo gli scartò, riuscì a rimetterlo in linea e a centrare il 4, quindi dando prova di essere un ottimo cavallerizzo. Perfetto, ed ecco che fa il suo ingresso i tifosi di Santo Spirito, giallo-blu, esultano. Un po' di contestazioni vediamo. Cosa hanno da dire quelli di Porta del Foro? In effetti giallo-cremisi sono fuori dai giochi. Carlo? Pronto? Sì? Ecco, cosa sta avvenendo al pozzo? Ma qui nel quartiere di Porta Crucifera c'è un'euforia, ma credo che sia ampiamente giustificata. Questi hanno più di metà giostra già in tasca e quindi c'è una grande euforia. C'è molta demoralizzazione negli altri quartieri, ma l'avevo già previsto, il 4 del quartiere di Porta Crucifera aveva evidentemente dato una svolta risolutiva a questa giostra. Ora è chiaro che i secondi cavalieri tentano il tutto per tutto, forse di spezzare la lancia, forse di fare tante cose, ma effettivamente non vediamo un po' quello che sta succedendo. Ecco Davide, si avvicina alla linea, è partito!
è partito, le contestazioni, abbiamo perso la telecamera, eccola, il nostro regista prontamente è riuscito a riprendere, ecco, Davide, che forse è partito un attimo in anticipo, subito dopo che lo scettro è stato abbassato. Maria, ha sorpreso, Teresa, un po' tutti. Sì, cos'è? Credo sicuramente che sia un 3, guarda. Sì, anche noi avevamo pensato un 3. Avete visto un 3, ecco. Ci sembra di sì. Ecco, io vorrei un momento, se mi dai un momentino alla linea, certo, vorrei fare due parole con uno dei fratelli Veneri che veramente sta piangendo. Per lui era un appuntamento importante e quindi tutto sommato diciamo l'ha fallito perché la giostra è imprevedibile. Lo vediamo, Gabriele, Veneri resta inquadrato con tutte le sue chance, è un giovane, è un ragazzo a cui vogliamo tutti bene ad Arezzo. Ecco, Veneri, è andata male. È andata male, ci tenevo troppo, ero sicuro, ero tranquillo, me la sono sentita sfuggire via di mano, mi è andata sotto la cavalla, è andata così. Va bene, hai l'occasione di riparti domenica prossima? Io spero di sì, ecco, spero di sì. Su col morale, grazie, grazie, in bocca al lupo. Ecco. Quello spero di sì vuol dire che forse la sua... Ecco il rallenti, intanto l'Araldo è già pronto. Punti 3, come avevamo visto tutti quanti, e vediamo anche nel rallenti perfettamente. Dicevamo, noi facciamo tanti auguri a Gabriele perché possa riscattarsi nella prossima giostra, perché per un giovane il debutto, come dicevamo, è sempre molto difficile e può creare un pochino di tensioni. A questo punto i giochi sono fra Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera. A Porta Crucifera basta un 3 perché 4 e 3 farebbe 7, quindi passerebbe davanti a Porta Sant'Andrea che in questo momento ha 6 punti. E quindi credo mireranno proprio al 3, che forse è la cosa più facile, professore. Sì, è un tiro abbastanza comodo. È proprio all'angolo. È un tiro non abbastanza si rischia comodo, di prendere il mazzafrusto. Però no, esce proprio questa situazione, si presentò un paio di anni fa, il giostratore di Porta Crucifera bastava un 3, però prese il mazzafrusto e quindi non riuscì a fare il punteggio. Ed anche a Porta Santo Spirito, 3 anni fa, nella stessa situazione, credevano che fosse finalmente rotto l'incantesimo e invece il loro giostratore non riuscì a conseguire questo punteggio. Federico Pazzuoli, scusami, volevo chiederti, a questo punto i giochi sono tra Sant'Andrea e Crucifera, anche se tu sei del Foro, secondo te chi vince? Chi lo sa? No. Dai, un pronostico. No, non si sa, fino all'ultimo non si sa. E ma i tuoi antagonisti come del Foro sono quelli di Sant'Andrea. Vabbè, però senti, questo è un gioco che fino all'ultimo non è... può succedere di tutto, si può rompere una lancia, è un po' come tutti i giochi, come anche il poker, non si sa mai chi vince, anche quando hai le carte migliori puoi sempre perdere. Eh certo. E quindi non è... il bello è questo, anzi c'è cioè, rispetto per esempio al palio dove c'è una corsa e tutto è lì, in un minuto e mezzo uno vede, assiste alla gara. No, che si svolge e quindi c'è una certo concorrenza diretta. Qui, qui è un po' diverso, sale, no, perché sale, c'è sale. Questo punteggio che aumenta. Quindi non è un tempo propriamente televisivo, però ecco, si vive di più stando nella piazza. È più stressante così, in effetti, sì. Perché si brucia più tensione. Ed ecco che entra tutto nelle mani di Eugenio Vannozzi. Eugenio Vannozzi che ha vinto veramente tanto. E dicevamo, grande tradizione, il nonno, il padre, il figlio oggi è in riserva del quartiere, Eugenio corre su Deba, che è una cavalla, anche lei anglo-arabo-sarda, che sono le migliori per questi giochi cavallereschi, ed è Eugenio, dopo Ricci, è quello che ha vinto di più dei giostratori di oggi, dei giostratori viventi. Carlo, che cosa si dice in piazza? Questo momento è... In piazza si dice che Porta Crucifera ha vinto questa giostra dedicata ai medici. Ecco, però ripeto, ha detto bene Pazzuoli, qui tutto è imprevedibile, tutto può succedere. Vediamo i fratelli Veneri con le lacrime agli occhi, vediamo il quartiere di Porta Sant'Andrea veramente demoralizzato, vediamo il quartiere di Porta Santo Spirito che, ripeto, non vince dal 1984 e aveva riposto tutte le attenzioni sulla giostra di oggi, veramente demoralizzate. Grande euforia su Porta Crucifera, però Pescaramanzia, ecco che parte! È partito! Vannozzi! Lo stanno disturbando, Vannozzi è partito! Ha marcato punti 3! Ha marcato, sì? Ce l'ha 3. Fatta, vero? Sicurissimamente, sì. Ha marcato punti 3! Allora... Ecco, corrono già
i quartieristi di Porta Crucifera a prendere la lancia. Eugenio Vannozzi aveva fino adesso vinto ben 8 lance d'oro e ecco, se così fosse vince la nona. Eugenio abbiamo Vannozzi. Il replay, Carlo, abbiamo il replay, ecco, con il nostro professor Berti. Professore, sì, secondo lei che cosa ha fatto? Vediamolo insieme. A tre, è tre netto e quindi la 84esima lancia d'oro è del quartiere di Porta Crucifera. Porta Crucifera Maria Teresa vince la 84esima edizione, Carlo. Maria Teresa, evidentemente Vannozzi ha tirato sul tre, era il punteggio che gli bastava e quindi ha fatto un tre netto aggiudicandosi questa lancia d'oro. Grande euforia, cercheremo di intervistare Vannozzi, l'artefice con Filippetti di questo successo. Ecco Massimo, non c'è storia, la giostra è stata vinta dal quartiere di Porta Crucifera. È stata vinta dal quartiere di Porta Crucifera con il punteggio di Vannozzi, che ha dimostrato ancora un'altra volta di essere bravo. Onore ai vincitori, perché sono due cavalieri veramente bravi e sanno correre giostra. Bene. Allora Eugenio Vannozzi diventa il cavaliere quinto. Ecco di tutti Eugenio i tempi Vannozzi della classifica. Eugenio Vannozzi, Eugenio, scusa, ce l'avete fatta? Hai mirato al 3 perché ti bastava, indubbiamente. Ma io non ho quanti punti. Non lo sentiamo. Non sapevano quanti punti avevano i primi, dopo avevi quanti punti. Ora il 3 dico. Carlo, ora è stato difficile fare il 3 perché bisogna stare in punto più alto. Si conferma la coppia Filippetti Vannozzi e la coppia regina della piazza. Certo, già come è successo l'anno scorso. Va bene, complimenti, eh. Ecco, l'abbraccio tra i due cavalieri, ecco. E adesso sono diventate veramente 26 una cosa emozionante, Filippetti e Vannozzi, pur essendo due fantini, due giostratori molto esperti, ecco, sono presi dall'emotività. Maria Teresa, sì, cercheremo di intervistare, se tu mi dai la linea, altre persone. Certo, per ora ti ripasso la linea. Ma certamente noi seguiamo tutti i ragazzi che stanno esultando, hanno contato fino a 26, così salgono a 26 le vittorie di Porta Crucifera, che si allontana sempre di più da Porta Santo Spirito, che segue con solo 21 lance d'oro vinte. Ricordiamo intanto a tutti i telespettatori che si fossero appassionati a questa giostra che il 5 settembre si corre la seconda giostra della Saracino, la seconda giostra annuale, ed è un avvenimento da venire a vivere proprio in diretta qui sulla Piazza Grande di Arezzo. Un avvenimento che, come vedete, si consuma nell'arco di una mezz'ora con gli 8 giostratori, gli 8 cavalieri che cercano di dare prova di destrezza, di abilità. E qui sono i ragazzi ancora che esultano, c'è molta amarezza soprattutto per Santo Spirito che non vince dall'84 e per Porta del Foro che, come dicevamo nel corso della telecronaca, è fermo a 17 vittorie e un po' il fanalino di coda, mentre 19 li ha la Porta Sant'Andrea. Possiamo aggiungere, ecco, la lancia, splendida lancia d'oro quest'anno dedicata a Ferdinando I de' Medici. Questa è la mia, non sono la lancia d'oro. Professor Berti, abbiamo visto tutto questo momento con grande tensione che è cresciuta, perché quest'anno Porta Crucifera è uscita per ultima e quindi solo all'ultimo abbiamo avuto il risultato, anche se si diceva che Crucifera aveva la coppia migliore sul campo. Sulla carta erano più o meno sullo stesso piano, diciamo che sono mancati alcuni giostratori e quindi la vittoria poi è andata a Porta Crucifera, che direi ha tratto vantaggio in questo caso di tirare per ultima e di essere l'ultima. Certo, io davanti ad affrontare a me, il buratto. Sì, ho davanti a me l'albo d'oro delle vittorie e in testa c'è Torrini con 15 vittorie, Gallorini con 14, Arturo Vannozzi, dicevamo appunto, grande stirpe Vannozzi con 14 vittorie secondo, poi terzo posto Franco Ricci, che è vivente, ha corso oggi, e a questo punto con 9 lance vinte abbiamo Neri e Eugenio Vannozzi che va ad avvicinarsi al padre addirittura, e probabilmente magari il prossimo anno vedremo il figlio di Eugenio, il nipote a questo punto, partecipare. Questo bisognerebbe chiederlo ai quartieristi di Porta Crucifera, però è probabile. Si dice un gran bene del giovane Vannozzi. Carlo,
Carlo Brandini, riesci a recuperare ancora qualcuno? Viviamo questi ultimi momenti, ormai la piazza si sta... abbiamo gli sbandieratori che escono, la piazza si sta infervorando e le polemiche sono già scemate in effetti. Professore, le polemiche durano l'arco della carriera, delle carriere e basta. Ma no, è stata una giostra che non dà adito a polemiche. I punteggi erano netti. Erano netti, non ci sono stati grossi disturbi ai giostratori. E direi che da un punto di vista spettacolare, forse rispetto ad altre giostre, è stata molto bella anche questa, però è forse mancato il colpo di scena, quello che poteva rimettere in discussione tutto. Ecco, se qualcuno si fosse messo soltanto all'ascolto, questi sono gli ultimi tre minuti della nostra telecronaca dalla Piazza Grande di Arezzo, dove si è svolta l'84esima giostra del Saracino, un antico gioco cavalleresco che affonda le sue radici nel Medioevo, che è stato ripristinato nel 1931 e che ha visto vittoriosa il quartiere di vittorioso il quartiere di Porta Crucifera, che adesso porta la lancia d'oro che è stata ingisa dal maestro tagliatore Francesco Conti, la porterà insieme alle sue altre 25. Esatto, sì, facendo il giro della città, quindi mostrando a tutta la città il trofeo vinto. Che cosa avviene questa sera? Festeggiamenti per tutti? Grande, o qualcuno si grande si va Valdoria, grande Valdoria in Porta Crucifera naturalmente. Negli altri quartieri si mediterà su questa giostra e si preparerà quella di domenica prossima. E domenica prossima possiamo già anticipare qualche cosa per coloro che magari vogliono giungere ad Arezzo? Beh, la lancia d'oro che è dedicata a Gaio Cinio Mecenate, che è un grande aretino dell'epoca romana. Io approfitto gli ultimi secondi per salutare tutti i collaboratori che hanno reso possibile questa nostra telecronaca ad Arezzo. Ringrazio il nostro regista Claudio Duccini e vorrei ringraziare Carlo Brandini, che è stata la seconda voce, il collega aretino, voce della giostra. Carlo, mi senti? Sì, sto arrivando. Con chi sei? Sto arrivando alle spalle. Alle spalle, ecco, sto arrivando. Si è conclusa questa magnifica giostra del Saracino. C'è effettivamente il quartiere di Porta Crucifera. Ho visto per la prima volta veramente dei volti emozionati. Senti, tu sei di Sant'Andrea, ma non ho capito, l'accetto rosso, mantella verde, com'è questa storia? Effettivamente questo è il vestiario che passa il comune per andare in piazza. È stata una giostra a mio avviso stupenda. Dottore, tutti dicevano 4-4-4 e poi l'imprevedibilità della giostra ha fatto sì che non fosse così. Quindi si conclude questa giostra. Maria Teresa, grazie. Diamo l'appuntamento alla prossima giostra, sempre su Rai 1. E per coloro che vogliono venire, domenica 5 settembre, un'altra giostra qui in Piazza Grande ad Arezzo. Grazie. E adesso tutto...